Sono laureato a Roma nel 1971 piuttosto tardi, ci ho messo un po' di anni perché dovevo lavorare per mantenermi agli studi, ma è stata una bella avventura frequentare la facoltà. Ho sempre voluto insegnare, diventare quindi un docente della facoltà di architettura, ma non mi piaceva il tirocinio in cui bisognava confrontarsi con altri, lottare per emergere. Ho preferito quindi fare un lavoro solitario per un certo numero di anni e dopo fare un concorso per entrare all'università, cosa che è successa alla fine degli anni, all'inizio degli anni 80. Il mio primo maestro che è stato Maurizio Sacripanti, presso il quale ho lavorato 5-6 anni, quando ero studente. Poi Bruno Zevi, Ludovico Quaroni e soprattutto direi Manfredo Tafuri, senza dimenticare però anche ciò che ha preso dalle lezioni che faceva Paolo Portoghesi allora in un corso che si chiamava di letteratura italiana, in cui Paolo Portoghesi ci leggeva dei brani di trattatisti da Palladio, Vitruvio, Alberti, eccetera, lezioni molto interessanti, così come erano fondamentali quelli di Manfredo Tafuri, che mi ha insegnato, mi ha trasmesso il senso e il valore delle contraddizioni nella vita e nel nostro mestiere. Così è stato importante Quaroni, con cui mi sono laureato, e anche altri docenti, diciamo, che hanno avuto anche un effetto minore nella mia formazione, ma comunque sono stati punti importanti. Guardi, dal punto di vista del disegno è una questione un po' complessa. Io ho sempre avuto un interesse per il disegno, ma un interesse non da pittore, come spesso accade anche negli architetti, ma proprio come disegno architettonico. Mi ricordo che da piccolo mi affascinavano, quando ho cominciato a studiare e a coltivare il gusto per i libri. E beh, le incisioni di Piranesi, per esempio, mi hanno rivelato un mondo, o come lo rivelano tutti quelli che osservano la sua opera. E quindi mi sono costruito, diciamo, da solo un'idea del disegno, ovviamente anche usufruendo di quanto mi hanno insegnato i miei docenti, di cui voglio ricordare uno con il quale non ebbi mai un rapporto molto tranquillo, che era Gaspare De Fiore, che è stato uno dei rifondatori della disciplina della rappresentazione alle facoltà di architettura italiane. Ho sempre fatto un lavoro molto paziente per farli parlare. Gli studenti cosa pensano? Pensano di sé che sono giovani che stanno imparando, che l'architettura è una materia, un ambito molto complesso, difficile da esplorare, quindi una certa ritrosia, una certa anche timore, un certo timore di intervenire in un dialogo col professore, vogliono prima saperne di più. In realtà si procede meglio quando si affrontano i problemi fin dall'inizio, anche perché, diciamo, un architetto, come un poeta, come un regista, come un pittore, ciò che vuole fare non lo capisce a 40 anni, lo capisce quando è giovane. Il progetto di ciò che noi faremo, le idee che noi avremo sull'urbanistica, sull'architettura, sulla letteratura, sul cinema, sul teatro, ci vengono dai 20 ai 30 anni, poi non vengono più. E mi ricordo i pomeriggi bellissimi nell'aula 4 di Valle Giulia, da cui si guarda un meraviglioso tramonto quando è bel tempo, di discussioni che duravano 4-5 ore, in cui man mano gli studenti nel corso delle lezioni diventano sempre più capaci di proporre questioni che riguardavano la formazione del loro mondo. E questo lavoro paziente, ma anche molto creativo, dal quale anch'io ricavavo suggestioni, questo scambio è una cosa di una vitalità e di una profondità per me leggendaria, è un'esperienza stupenda. Certo, insegnare è difficile, ma prima di tutto bisogna rispettare i giovani,
e sapere che stanno in quel momento costruendosi il loro mondo, noi non possiamo far altro che aiutarli, anche criticandoli, a fare questo esercizio nel modo che noi riteniamo migliore. Ovviamente poi ci si può sbagliare. Allora, per esempio, era molto interessante fargli capire l'importanza di come uno sceglie di pensare l'architettura. Non tutti pensano l'architettura allo stesso modo. Sono coloro i quali vogliono partire da un piano, diciamo, sperimentale, che prescinde, per esempio, dalla volontà di costruirsi una teoria. Quindi vogliono fare esperienza. Attrezzi il fare, ecco. Altri che invece fanno precedere il fare da una preparazione teorica, che quindi vogliono costruire, e va bene. Alcuni che, diciamo, la teoria la identificano anche nella rappresentazione del disegno, come succede a me, ma altri appunto no. Quindi bisogna seguire tutte queste venature diverse del nostro processo, queste diciamo, scelte differenti, e portare lo studente a un grado di consapevolezza di ciò che deve riuscire a fare. La differenza tra, diciamo, il disegno manuale e il disegno digitale è stata uno dei luoghi centrali del mio insegnamento, anche abbattendo alcuni equivoci. Ad esempio, alcuni architetti che disegnano ancora manualmente come me, ma non io, sostengono che solo il disegno manuale possa essere creativo. In realtà io penso che anche il disegno digitale possa servire a esprimere una creatività, bisogna vedere come viene inteso. E allora, per esempio, io quando guardavo gli elaborati degli studenti che si esprimevano con gli strumenti digitali, cercavo di far capire loro questo, che anche l'immagine digitale è soggetta ad alcune misure o regole, chiamiamole così, che consentono di avere un'immagine capace di attraversare il tempo e vista dopo 20 anni ancora dice qualcosa, o cose commerciali o semplicemente di servizio che decadono quasi subito. No, guarda, il disegno a mano c'è una cosa insuperabile, che è questa: il nostro segno, il modo con cui io traccio una linea, non è ripetibile da nessuno, è mio. Possono cercare di imitarlo, si può imitare, infatti esistono gli imitatori delle firme, delle cose, cioè, lo sappiamo. Però la qualità del segno è un dono assoluto, per cui poter esercitare un segno significa esprimere la propria personalità nel modo più sincero e profondo possibile. Pensiamo, non so, al segno un po' apparentemente incerto di Alvaro Siza. Io ho un disegno molto più secco. A me piace, per esempio, in un disegno, disegnavo a matita da giovane, adesso disegno ancora con i rapidograph, perché il segno netto, chirurgico, che dà quella penna è per me l'ideale. E questa coincidenza fra ciò che pensiamo e la mano che trascrive il pensiero costantemente non si ha nel digitale. Nel digitale penso una cosa ma la rappresento dopo un po', quindi non c'è più questa sintonia temporale fantastica. Tenendo presente, diciamo, la teoria di Federico Zuccari, che è stato il fondatore dell'Accademia di San Luca a Roma, che distingueva tra disegno interno e disegno esterno. Il disegno interno è quello che io immagino nella mente, ma rimane dentro la mia mente. Lei non lo vedrà mai, lo vedo io soltanto. Il disegno esterno è ciò che da quel disegno nasce e che io traduco in schizzo, segno, eccetera, che lei può decifrare, qui diventa patrimonio comune. E questa dialettica è la dialettica che si invera nel nostro corpo, nelle nostre mani, in una simultaneità. Questo è bello, e questo nel digitale non c'è. Anche se, ripeto, il digitale può avere risultati artistici comparabili con quello del disegno manuale, che però ha questo in più, questo elemento in più, questa sintonia, io direi, esistenziale. Io ho cominciato a usare i taccuini quando, insegnando a Reggio Calabria, passavo
praticamente una giornata in treno, andata e poi un'altra giornata di ritorno. E quindi il taccuino era il mio studio, diciamo, il mio studio tascabile. Potevo scrivere, schizzare qualcosa, disegnare, preparare le mie lezioni, eccetera. Quindi si sono accumulati nel corso degli anni tutti questi taccuini che raccontano appunto, basta sfogliarli e si capisce come funziona la mia mente come architetto. Tutti gli interventi che faccio, le conferenze, eccetera, tutte le scalette, le cose, gli inizi dei miei scritti, gli schizzi di progetti, disegni che invece sono disegni in cui esercito la mia capacità di immaginare, sono tutti là, schizzi di città che ho visto, sono tutti in questa mia, è una specie di biografia continua. Poi dalla mattina sono passato definitivamente alla china, proprio per questo carattere del segno. La matita è troppo facile, diciamo, da qualche punto, dal mio punto di vista. È bello fare disegni a matita, è più facile farli bene a matita. A me piaceva invece misurarmi con, anche per ragioni di natura tipografica, cioè disegni a china pubblicati vengono meglio, nel senso, o almeno venivano meglio secondo le modalità con cui si stampava 50 anni fa. Se lei sfoglia le riviste di 50-60 anni fa, vede per esempio che le prospettive dei progetti sono sempre confuse, perché si usavano i retini, si usavano le matite, quindi veniva fuori un disegno molto poco decifrato. A me piaceva che un'architettura fosse descritta in modo preciso, analitico e sintetico allo stesso tempo, attraverso un'immagine che appunto evocasse però un altrove concettuale dentro l'architettura. E credo che appunto i primi disegni che ho fatto per Sacri Pranti fossero in questa chiave. Però la matita la uso poco. Per controllare alcuni aspetti di un disegno. Io adopero tanto questa riga parallelineo, poi ovviamente la squadra, rapidograph, due rapidograph, 1.03, due soltanto, 1.03 e 1.06, che io ho una mano che diciamo non è pesante nell'incidere, quindi il 0.3 mi permette anche di fare dei linee piuttosto sottili, come se fosse un 0.2 addirittura un 0.01, so dosare, diciamo, l'energia del segno, quindi mi basta. Lo 06 è quello più, diciamo, più spesso che adopero in qualche caso. Ovviamente quando si disegna bisogna da una parte avere presente il risultato che si vuole ottenere, dall'altro lo stesso risultato viene avanti facendo, quindi si mescolano due processi, uno attraverso il quale si esegue ciò che si è già visto nella mente, con gli occhi della mente, e il secondo varie cose che avvengono durante la lavorazione e quindi vengono trascritte poi nell'opera che si fa. A volte alcuni errori diventano creativi, cioè magari uno sbaglia un tracciato oppure sbaglia l'intensità di un tratteggio, ma quella può suggerire uno sviluppo, diciamo, improvviso verso un altro tema che può apparire anche molto interessante. Lo 03 è un segno splendido, perché la cosa che mi affascina è che si distingue questo campo da questo, ha una capacità di risoluzione analitica straordinaria, insuperabile rispetto anche alla matita. Adesso vi faccio vedere questo cubo disegnato così e questo cubo disegnato con la matita. Guardate la differenza espressiva. Guardate che queste sono lo stesso oggetto, ma questa ha una precisione quasi matematica nel segno, questa ha già una seduzione pittorica maggiore. Poi se io adopero un tratteggio a matita, vedete, acquista un valore tra virgolette più artistico, ecco qua, da un senso quasi tattile del volume, no? Se invece prendo
Ecco, vedete la differenza. Questo mantiene un livello di astrazione maggiore. Io preferisco appunto l'astrazione alla corporeità. Sono, diciamo, un disegnatore in bianco e nero tendenzialmente, però mi piace anche ogni tanto fare disegni a colori. Nella mia vita ci sono state due fasi. Una fase iniziale in cui il mio colore era tonale, e poi un'altra fase, che è quella che ritengo più matura, più avanzata, in cui il mio disegno è diventato timbrico. Quindi gioca sui contrasti, sui complementari, sul contrasto anche molto forte tra, insomma, un rosa e un verde. Diciamo che per il 95% della mia funzione grafica è bianco e nero, quindi anche autorecchina. Mm-hmm. 95, potremmo anche dire 96. E una parte residua, che però mi piace anche fare, con i colori, sostanzialmente con questi. Spesso il colore accompagnato dal tratteggio, come qua, vedete? Con un fondo colorato viene poi fatto vibrare da una punteggiatura che cambia e quindi evoca, diciamo, avvicinamento o distanze, capito? Con opportune velature, vedete, puntinate. Qui ce ne sono altri, ecco. Questo per esempio è fatto con pennarelli, ma questo è un colore solo con una serie di puntinature che velano l'immagine. Ma io uso parecchi tipi di carta, sostanzialmente da un po' di tempo mi sono affezionato da molto tempo allo shader da 1,5 mm, che è una carta che permette una cosa che nessun altro cartoncino permette di fare, che si può grattare con la lametta per un errore e il tratto viene perfetto, diciamo, la carta non spande l'inchiostro. Ma non è per questo che mi piace perché ha un impasto della carta che tende all'avorio, a un bianco temperato estremamente luminoso, che dà un risalto straordinario al segno. E poi è rigido il cartone, quindi viene fuori una specie di tavola autonoma che non ha quasi bisogno neanche di una cornice. Quindi i miei disegni sono per la maggior parte, che sono molti, sono per la maggior parte seguiti su questi cartoncini shell, che sono di solito 1,70 m, che io divido in due. E il mio formato ideale è 40x40 cm su foglio 50x70. Non è difficile, però bisogna dargli una vibrazione, non deve essere un tratteggio poi meccanico, quasi tipografico. Si deve sentire anche il segno qui nel tracciamento dell'ombra, capito? E anche l'impressione che si vede qua di matericità del muro. Qui c'è un altro. Questa è la rilettura di un mio disegno di 53 anni fa, che è il disegno dal quale sono partito, diciamo. Questo disegno si chiamava, che non ho più nel mio archivio, si chiama Città in costruzione, e l'ho voluto rifare così per averne una copia con me. È come la foto di un figlio o di un nipote.